Ci troviamo alla Damp Venice Art Gallery in quel di Mestre e stiamo osservando le magnifiche opere del pittore Jacopo Rumignani in occasione della sua mostra Libertà, Forza e Colore. Troviamo due temi cari al pittore: da una parte il cavallo dal titolo Spirit, come abbiamo detto nelle occasioni precedenti, il colore è chiaramente disteso con sapienzialità, non è casuale, c'è una sorta di ricerca cromatica e non solo che permette di raggiungere questi risultati. E questi risultati sono di una forza veramente abbacinante. Si può vedere lo sforzo dell'animale mentre sta trottando e di conseguenza rimanerne abbacinati. Appunto, il soggetto non è più visivo ma diventa interpretativo, appunto spirito. Si vede una sorta di energia di questo destriero che sembra quasi rialzarsi, destarsi e galoppare verso l'infinito. Tra l'altro i colori dell'animale ben si risaltano da questo sfondo nero. Nella seconda opera, un omaggio al grande motociclista Valentino, ma dal titolo Rosso questa volta, un'interpretazione giocosa. Chiaro, l'opera ha un'impronta realistica, ma c'è sempre questa voglia da parte dell'artista di saper andare oltre alla dimensione realistica. Il colore che lui usa non è solamente un colore che delinea forme ed immagini veriste, immagini realiste, c'è un qualcosa di più. E anche il titolo, quindi qua ci troviamo di fronte da questo sfondo giallo che si vede solo nella parte laterale destra, nella parte inferiore laterale destra, questa faccia, questo viso prepotente del famoso motociclista. Da notare il gioco sapiente delle spatole che riesce a creare veramente delle campiture molto 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 forti sul piano del colore e della sua espressività, ma soprattutto da notare, dicevo, sono gli occhi, la espressività che questi occhi emanano. Dunque un quadro che ci coinvolge, che ci colpisce, quasi ci induce a dialogare in maniera muta chiaramente con il soggetto stesso. È chiaramente un omaggio del pittore allo sportivo, ma c'è qualcos'altro, è chiaramente un ricordare una sorta di icona mondiale che tutti conoscono, ma c'è sempre qualcos'altro, perché alla fine c'è questo desiderio del pittore di evadere, di cercare, di andare oltre, di divertirsi. L'opera forse a volte potrebbe diventare una sorta di pretesto pittorico per far vagare la fantasia, la libertà, l'intenzionalità creativa del pittore.